Comunque, se mi confermo. Questo è un video che vale più di 1000 parole. Poi, differenti driver di crescita. Questo è, penso di averlo solo io qua in Italia, sto scherzando, perché ti fa capire dove dovresti investire nell'immobiliare. Allora, prendo, 13 anni in avanti, no, 17, 15 anni, insomma, vado avanti di 15 anni. Allora, Tokyo, 36 milioni di abitanti verdi oggi, tra 35 e 15 anni, 2025 ne ha grosso modo gli stessi. New York, Messico, Città del Messico, Los Angeles, Rio de Janeiro, Mosca, Parigi, Londra, praticamente non cresce. Guardate poi queste qua. Allora abbiamo l'India, la Cina, Bangladesh, il Pakistan, le Filippine e la Nigeria. Questi paesi apporteranno da soli su tutto il pianeta 900 milioni di persone nuove, suddivise tra Bangladesh, Nigeria e Pakistan. Cosa significa? 900 milioni di persone che hanno bisogno di mangiare, vestirsi, andare a scuola e avere un tetto sulla testa. Quindi o staranno sulla strada o in qualche maniera a livello strutturale riusciranno a dare questo tipo di risorse anche a queste persone. Ecco che qua l'immobiliare può avere un futuro, ma qui no, qui è morto e sepolto. In Giappone non ne parliamo poi, è morto e sepolto l'immobiliare. Ci deve essere crescita demografica, se non c'è crescita demografica non c'è il cambio generazionale. Oltretutto adesso abbiamo, ecco, a meno che per l'Italia non proponiamo il divorzio per tutti, proponiamo il divorzio per tutti e allora tutti hanno bisogno della doppia casa e allora l'immobiliare forse può tirare. Dalla Thalassa alla catastrofe, e la Thalassa, guardate, in Inghilterra adesso è denigrata per aver svenduto 15 e passa anni fa il paese, tutti i grandi vitali e i centri nevralgici dell'industria, delle miniere, per puntare ai servizi. Ecco, abbiamo visto che cosa è diventato. Anche in Cina, Guangzhou si è ridimensionata dal punto di vista dell'offerta immobiliare. Gelata, affari in picchiata, meno 30%, le vendite di case finiscono sotto zero, soprattutto nelle aree residenziali di provincia. Questa è una notizia che porto dal mio territorio. La maglia nera per l'industria immobiliare edilizia in Regione Veneto. Milano, sfitto un ufficio su 5. Cioè sono tutte conseguenze che, se ci pensate, sono abbastanza intuibili. E chi crede nell'immobiliare in Italia, i grandi affari li farà in asta, però bisogna avere ancora pazienza e iniziare a seguirle. Certo, non pensate, come si chiamava, Corso Vittorio Emanuele, quello famoso, quando non pensate di trovare in asta l'affare del secolo pubblicato in Corso Vittorio Emanuele, perché è un po' difficile. Magari in altre, a Settimo Torinese o in altre aree della corona residenziale di Torino è possibile quello che sta accadendo ovunque. Costruzioni, la ricetta anticrisi dei piccoli artigiani. Per partire l'immobiliare si devono muovere le grandi opere pubbliche. Siccome le grandi opere pubbliche sono congelate, l'immobiliare sarà impossibile che si possa spostare. Fisso variabile, ho visto? Se mutui a 10-15 anni, fate un variabile. Se andate oltre i 30 anni, oltre i 25 anni, fate un fisso, però accertatevi di effettuare un'erogazione intelligente e razionale. Cioè, l'immobile costa 100, voi dovete metterci almeno 40, se no vi andate a fare male. Pensate come compravano le abitazioni i nostri genitori. E questa è la spiegazione principe che fa capire come il mercato immobiliare è destinato a finire in un mare di spiacevole ambiente. Gli appartamenti che sono stati costruiti a metà degli anni 90 si trovano in classe EF. Un appartamento di ultima generazione si trova in classe A o B. Sapete cosa vuol dire? Che su un appartamento di 80-90 metri quadrati sono 1.800-2.000 euro all'anno di risparmio energetico. Allora io che sono giovane, devo anche comprare un'abitazione, faccio quattro calcoli e dico, porca miseria, se
Siccome un classe B, in 10 anni risparmio 20.000 euro non attualizzati. Quindi tutti questi appartamenti qua sono destinati a livellarsi di prezzo per essere competitivi con quelli nuovi che usciranno, altrimenti non c'è storia. Senza poi dimenticare la triste fine che faranno tutti quegli immobili siti nelle aree, nei centri storici, ma non con vocazione di prestigio o delitto, occupati da persone anziane che non hanno l'ascensore. C'è qualcuno che ha un problema di questa portata adesso in famiglia? Nessuno. Non c'è più persona anziana. Cosa è cambiato? Per quale motivo? Perché questi immobili sono destinati, a meno che la città, la località non abbia caratteristiche studentesche, quindi possono quegli appartamenti essere occupati da ragazzi che studiano, ma altrimenti il ragazzo giovane andrà a confrontarsi sulla coppia giovane che va acquistando, andrà a confrontarsi, quindi quel tipo di prezzo è destinato a scendere abbondantemente. La casa cresce più del 20%. Allora, questa è una polemica che faccio io a livello politico, può essere un po' piacere o un po' piacere. Cos'è che ha fatto il nostro governo per proporre il rilancio dell'immobiliare? Facciamo costruire ancora di più, facciamo allargare le quadrature delle case degli italiani. Quindi una manovra di natura quantitativa. Se c'è una direzione che dovevamo scegliere, che bisognava essere percorsa, era casomai quella qualitativa, cioè il recupero, la riqualificazione energetica di tutto il patrimonio immobiliare italiano, privato e soprattutto statale. Il 60% della nostra bolletta energetica viene speso, il 60% della bolletta energetica italiana viene speso non per far girare il Cayenne, ma per comprare il kerosene e la nafta per scaldare le abitazioni. E di questo 60%, due terzi, hop, noi lo buttiamo ogni anno fuori dalla finestra. Perché? Perché sono tutte abitazioni con coibentazioni antiquate che fanno entrare spifferi, fanno entrare il freddo e non consentono una perfetta tenuta dell'isolante. Io sono stato a visitare un'abitazione in casa prima in Trentino per tre persone, cioè un nucleo, consigliato comunque tre persone, il rimpianto di riscaldamento portava in temperatura a 21 gradi l'appartamento, si spegneva, era sufficiente la presenza fisica di queste tre persone dentro l'appartamento per mantenere temperatura, perché il corpo umano dissipa costantemente temperatura. Quindi il calore che perde il corpo umano viene utilizzato per scaldare l'appartamento che non subisce diminuzioni. Questa sarebbe stata una fenomenale scelta strategica per il paese, che prima avrebbe aumentato il valore degli immobili italiani e secondo avrebbe creato milioni di posti di lavoro rendendoci meno dipendenti dagli approvvigionamenti, per esempio con i paesi del Nord Africa. Segnali macro contrastanti, vabbè, tardi, passiamo subito a Focus Italia, così mi dite subito il vostro pensiero. Allora, questo lo saltiamo, però ci fermiamo su questo perché alcuni non lo conoscono. Beh, questo è un cigno. Questo è un cigno bianco, e voi direte: chi c'è zecca e cigno bianco con quello di cui stiamo parlando? C'è zecca e come? Perché in natura abbiamo il cigno bianco, ma in economia abbiamo il cigno nero. Il cigno nero è la teoria proposta dal professor Nassim Taleb dell'Università di New York per spiegare come nei prossimi anni ci dobbiamo aspettare un cigno nero, cioè un evento dal punto di vista statistico altamente improbabile. E questa elevata improbabilità renderà particolarmente difficile pianificare ed effettuare previsioni nel lungo termine. Esempi di cigno nero possono essere stati la caduta del muro di Berlino, il fallimento della Lehman Brothers oppure anche i finti attentati dell'11 settembre. Queste sono le possibili evoluzioni della crisi. Facciamo l'esame della lista U, W, V ed L. Io, assieme a tanti altri, puntiamo su questa, che è il peggior scenario, non perché ci piace
parentale, pessimismo, ma per te è quella più attendibile per quello che abbiamo visto e soprattutto per le potenzialità che ha l'Europa al momento. Focus Italia. Adesso andiamo dentro e capiamo qua in Italia che tipo di aspettative potremmo avere. Dodo. Questo è il Dodo, tanti lo conoscono. Il Dodo è stato un simpatico pennuto columbiforme vissuto nell'isola delle Mauritius.